Nicola Zingaretti è visibilmente soddisfatto. Il suo Partito Democratico, dagli ultimi rilevamenti, dovrebbe attestarsi intorno al 25%, un dato molto più alto di quello che erano le previsioni. Quindi diventa il secondo partito in Italia. Quindi esulta dicendo: abbiamo frenato l'avanzata dei populisti e abbiamo dimostrato che non è vero, come sembrava l'anno scorso, che il bipolarismo in Italia è tra leghisti e 5 Stelle, anzi si apre una nuova stagione del bipolarismo. Quindi secondo la sua opinione adesso il bipolarismo non è più tra centrodestra, Lega e Movimento 5 Stelle, ma Lega e Partito Democratico, anche perché molti voti dei 5 Stelle sono ritornati al Partito Democratico, perché quando è nato il Movimento 5 Stelle ha preso voti un po' da tutti i partiti, quindi una parte dell'elettorato del Movimento 5 Stelle è tornato al Partito Democratico. Tante possono essere le ragioni per questo dietrofront. Quindi abbiamo frenato l'avanzata dei populisti e abbiamo dimostrato che non è vero, come dicevamo, che il bipolarismo è più tra 5 Stelle e Lega. Anzi, si apre una nuova stagione con una destra estrema guidata da Salvini, quindi parla di una destra estrema di Salvini, quindi la accosta a partiti come Forza Nuova e Casa Pound. Dice che Salvini, che comunque è il vero capo del governo, è un centrosinistra di cui il PD è parte fondamentale. Quindi è da poco passata l'una quando Zingaretti, soddisfatto e un filo euforico, commenta così appunto i risultati e si pone come unica vera alternativa al leader della Lega, senza infierire sui grillini, è convinto che in questa fase di rincorsa agli elettori dei pentastellati non convenga farlo. Perché dice questo? Perché la settimana scorsa alcuni esponenti del Partito Democratico avevano detto che volevano di nuovo far tornare indietro gli elettori del Movimento 5 Stelle senza non prima di averli addomesticati. Quindi una chiamata a ritornare con insulto, però questa volta Zingaretti sembra aver capito che il modo per far tornare gli elettori che erano scappati dal Partito Democratico non è corretta, non è giusta e non funziona la strada dell'insulto. Si dice, siamo sempre nel campo dei si dice, che Zingaretti stia cercando di fare un centro sinistra, un nuovo centro-sinistra. Il centro potrebbe essere il Partito Democratico e la sinistra alcuni piccoli partiti satellite per riuscire a aumentare il pacchetto di voti, più si dice, siamo sempre nel si dice, il Movimento 5 Stelle, in modo da fare un'alleanza che possa non far andare al governo la Lega di Matteo Salvini, che lui appunto definisce da ora in avanti di estrema destra. Quindi forse ha anche capito che accostare Salvini all'estrema destra gli ha portato dei voti. Un voto un po' dappertutto, ma l'accostamento Salvini-Mussolini, Salvini-Casa Pound ha fatto tornare indietro una parte dell'elettorato. Anche se poi questo non è vero perché la Lega non è estrema destra, ha funzionato. Questo lo ha capito e adesso Zingaretti sta cercando di immaginare un nuovo centro-sinistra dove il fulcro sia comunque il Partito Democratico. La mente, il cervello sia il suo Partito Democratico.